Alle elezioni regionali del 10 febbraio, il Movimento Avanti Abruzzo sarà una delle liste civiche della coalizione che sosterrà la candidatura di Giovanni Legnini alla carica di governatore. Autonomia, welfare e ambiente sono solo alcune delle priorità del programma politico di Avanti Abruzzo, presentate questa mattina in conferenza stampa a Montesilvano dall'onorevole Daniele Toto. Giovanni Legnini rappresenta plasticamente il risultato di un progetto che ha un ampio respiro nell'Abruzzo, un progetto che non vede alcune criticità politiche che invece nell'altro schieramento noi vediamo, ad esempio uno schieramento di centrodestra che vede la Lega insieme a Fratelli d'Italia e a Forza Italia a livello regionale, che poi in realtà a livello nazionale non c'è questa complementarità, oltre al fatto che è un candidato come Marsilio che non è vicino alla realtà abruzzese. Quindi noi abbiamo aderito al progetto che Giovanni Legnini ha lanciato all'appello ai liberali, ai socialisti e anche a parti di destra e oggi plasticamente rappresentiamo questa alleanza, ma oggi andiamo a declinare quello che è anche un patto attraverso degli elementi che sono cari alle realtà che sono noi più vicine, quali ad esempio il decentramento. Mi sarebbe piacere vedere come la posizione di Fratelli d'Italia e quella della Lega possono conciliare nell'ambito del decentramento amministrativo regionale e anche ambiente e territorio. A illustrare i punti programmatici concordati con il candidato Giovanni Legnini è stato il presidente di Ambiente e Vita Benigno Dorazio, che aderisce al progetto politico dell'ex vicepresidente del CSM. Il patto di coalizione lo abbiamo concluso qualche tempo fa. Questa lista è una lista molto importante, è animata da alcune delle culture politiche più importanti del nostro paese, quella socialista, quella liberale, ma è alimentata anche da donne, uomini, espressione della società civile, quindi costituisce una componente molto importante. Peraltro abbiamo condiviso alcuni obiettivi programmatici, per noi molto rilevanti. Tra di essi vi è quella dell'autonomia speciale che la nostra regione intende chiedere al governo centrale. Si tratta di un aspetto non secondario. Il ministro Salvini dovrebbe dirci qui in Abruzzo se nel coltivare il progetto di autonomia speciale di Lombardia, Veneto e le altre regioni, intende dare più soldi al nord oppure no. Siccome dice che vuole dare più soldi al nord e siccome il bilancio dello Stato funziona con una sorta di vasi comunicanti, questo implica meno soldi a noi. Questa è una domanda alla quale dovrebbe rispondere.